Ben trovato al pubblico di TV 2000 in questa nuova puntata molto particolare, come vedremo, di Vade Retro. Oggi infatti vogliamo parlarvi di una persona, o meglio di una donna, che è il nemico pubblico numero uno del diavolo. Parliamo di Maria, parliamo appunto della mamma, della madre di Gesù e del rapporto che passa tra la Madonna e il diavolo. È un rapporto antico, viene questa vittoria della Madonna sull'antico serpente, viene citata già nelle Sacre Scritture e successivamente anche nel Nuovo Testamento. E vogliamo parlarvi di come la Madonna riesce a intercedere, quindi anche a salvare persone dalla possessione diabolica. Ovviamente per far questo abbiamo chiesto a padre Francesco Bamonte, esorcista, insomma, di illustrarci la figura di Maria e il rapporto tra la Madonna e il diavolo. Benvenuto padre Francesco, grazie per essere qui, soprattutto visto che sappiamo e conosciamo i suoi impegni. Padre Francesco, prima di cominciare a parlare nel dettaglio di questa battaglia, c'è un caso particolare. All'incirca nel 1800, durante un esorcismo, l'esorcista ordina allo spirito che momentaneamente possiede questa persona di non solo di parlare della Madonna, ma addirittura di dedicargli una poesia. Ora, questa poesia ve la facciamo sentire e poi la commentiamo in studio. Vera madre son io, d'un Dio che è figlio, e son figlio di lui benché sua madre. Ab eterno nacquigli ed è mio figlio. Nel tempo io nacqui, eppur gli son madre. Egli è mio creator ed è mio figlio. Son io sua creatura, egli son madre. Fu prodigio divin l'esser mio figlio, un Dio eterno e me aver per madre. L'esser quasi è comun tra madre e figlio, perché l'esser dal figlio ebbe la madre, e l'esser dalla madre ebbe anche il figlio. Or, se l'esser dal figlio ebbe la madre, o s'ha da dir che fu macchiato il figlio, o senza macchia s'ha da dir la madre. Questa è una poesia, anzi più tecnicamente è un sonetto che il diavolo recita per onorare la Madonna. Tutto questo accade durante un esorcismo. Padre Francesco, lei è stato la persona che ha ritrovato il documento ufficiale, appunto, sì. Questo sonetto. Si erano perse le tracce delle fonti di questo bellissimo documento, di questa bellissima testimonianza che il demonio fu obbligato a fare durante un esorcismo a onore della Madonna. E quindi avevo avviato delle ricerche approfondite per risalire alle fonti, perché l'episodio cominciava a essere messo in dubbio. E ho scoperto che questo componimento lirico del demonio obbligato da Dio fu citato nel 1907 dal cardinale Francesco Saverio Salesio della Volpe al processo ordinario romano, che si svolse tra il 1907 e il 1928 per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, il Papa Pio IX. Pio IX poi è il Papa dell'Immacolata, no? Sì, nel 1854 è lui che ha proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, e il cardinale Francesco Salesio era uno degli addetti al servizio personale del Papa, e quindi ha dato una testimonianza e ha portato questo documento che il Papa aveva letto dopo che era stata promulgata l'Immacolata Concezione, e quando il Papa l'ha letto, Pio IX, il Papa si commosse profondamente quando gli fu letto questo sonetto scritto da questo singolare cantore dell'Immacolata. Che è appunto il diavolo. Sì. Ma padre Francesco, insomma, lei di mestiere, tra virgolette, di missione fa l'esorcista, quindi combatte, vede tutti i giorni questi poveretti che momentaneamente hanno disturbi di questo tipo, quindi disturbi diabolici. Quanto è importante la figura di Maria per lei che fa questo mestiere, tra virgolette, e per l'esorcizzato? La Madonna ha un ruolo importantissimo
nella storia dell'umanità e nella storia della redenzione. La Madonna è legata in maniera indissolubile al Figlio nel sottrarre gli uomini al potere di Satana e nella redenzione dell'umanità. Quindi più noi lasciamo la Madonna entrare nella nostra vita, più le diamo la possibilità di ottenerci tutte quelle grazie necessarie per poter vincere la nostra lotta personale contro Satana. Ma spesso il demonio, chi per lui, si incattivisce contro la Madonna. Sì, si incattivisce in una maniera particolare nei suoi confronti, e questo spesso ha posto a noi esorcisti delle domande: come mai sembra reagire più violentemente all'invocazione di Maria che non di Gesù? Dovrebbe essere il contrario. E abbiamo fatto l'esperienza, abbiamo compreso che i motivi sono molteplici, se ne potrebbero elencare, ne elenco solo alcuni, ad esempio il fatto che con il suo sì al progetto di Dio ha permesso al Figlio Gesù Cristo di incarnarsi, di farsi uomo e quindi di assumere la nostra natura umana elevandola al di sopra di quella angelica, e questo al demonio non piace. Lui era convinto che la natura angelica dovesse essere superiore a quella umana, e quindi anche il fatto che la Madonna abbia permesso col suo sì la redenzione dell'umanità è un ulteriore motivo di rabbia. Il fatto che lei è immacolata, cioè l'unica creatura umana senza quel peccato che lui aveva portato nel mondo, è per lui motivo di grande disappunto, ma motivo ancora di più grande disappunto da parte del demonio e di rabbia, di ostilità nei confronti della Madonna, è il fatto che la Madonna restava libera, dunque poteva anche peccare pur essendo immacolata, ma la Madonna non ha mai minimamente ceduto ad alcuna suggestione, alcuna proposta del demonio. Quindi viene definita la tutta pura, tutta immacolata, perché mai contaminata dal demonio. Ecco, ed è curioso anche il rapporto che lega non solo la Madonna e il diavolo, ma anche la Madonna e nelle sue apparizioni, quelle ufficiali ovviamente, e cosa dice riguardo al diavolo e all'inferno. Ascoltiamo insieme. C'è il diavolo, c'è l'inferno, non è frutto dell'immaginazione, ma una realtà davvero esistente. È la Madonna a parlarne, è proprio Maria a testimoniarlo, e lo fa in uno dei luoghi devozionali più simbolici, Fatima. La dimora di Satana viene evocata nel 1917 durante un'apparizione a Lucia, Francesco e Giacinta, i tre pastorelli. L'inferno è un orizzonte possibile, una condizione che attende i dannati al varco, e Maria lo mostra in tutta la sua concretezza e consistenza, nella sua atroce verità, fino a terrorizzare la più piccola dei tre pastorelli, Giacinta, un mare di fuoco dove si trovano le anime indemoniate. Questa è la pena degli spiriti dannati, quella di vivere in un luogo ardente e tetro, sopportare un caldo asfissiante, bruciare in eterno senza poter aver sollievo. Dall'apparizione, raccontano i pastorelli, emergono anche suoni. Nella casa del diavolo si sentono grida di dolore per la disperazione. Quelle urla confuse con lo stridore di denti di cui aveva parlato il Nazareno si sprigionano da un incendio sconfinato, eterno e sempre presente. È terrificante vedere come dalle fiamme si sprigionano i demoni con forme di animali spaventosi e sconosciuti, mostri veri e propri mai visti sulla terra. Ecco cosa scrive Suor Lucia di quella visione. La Madonna ci mostrò un gran mare di fuoco che sembrava stare sottoterra. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braci trasparenti e nere o bronzee, con forma umana, che fluttuavano nell'incendio, portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti, simili al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Questa visione durò un momento.
Le penitenze e le mortificazioni dell'inferno fanno tremare di paura i tre pastorelli, finché la Madonna non parla e spiega loro che si può evitare quella realtà solo se si invoca in preghiera il suo cuore immacolato. Ecco perché i tre bambini, conclusa la rivelazione mariana, dedicano la loro vita alla preghiera e alla penitenza per l'espiazione dei peccati degli uomini, perché nessuno andasse all'inferno e soffrisse eternamente quelle pene. La visione terribile dell'inferno, gente che brucia viva come legni carbonizzati in mezzo al fuoco, prende la forma di un avvertimento mariano. L'uomo può salvarsi, può cercare il perdono, può evitare che la morte entri nel suo cuore e sottrarsi dunque alla dannazione. La stessa esortazione proviene da un altro santuario mariano, quello di Lourdes. Anche qui si parla dell'inferno. Maria, in apparizione a Bernadette, ricorda che è proprio l'amare il male e rifiutare la misericordia divina a spingere le anime nell'eternità del peccato. Ma lei, la Madonna, a Satana gli schiaccia il capo. Padre Francesco, ma perché a Fatima la Madonna fa vedere l'inferno? La Madonna sapeva che in quest'epoca sarebbe stata negata la realtà dell'inferno, realtà chiaramente rivelata nella Sacra Scrittura, realtà che Cristo ci ha svelato più volte. Dunque, prevedendo i pericoli a cui sarebbero andati incontro gli uomini, negando l'esistenza dell'inferno, abbandonandosi di conseguenza anche al peccato, ha voluto metterci in guardia, ha voluto dirci: guardate che l'inferno c'è ed è la drammatica possibilità alla quale va incontro un uomo se si chiude ostinatamente sino alla fine all'amore, alla misericordia, al perdono di Dio. In quest'epoca abbiamo visto per la prima volta nella storia del cristianesimo la perdita del senso del peccato, che è il vero dramma dell'uomo. Non riconoscere di essere peccatore, di aver bisogno della misericordia di Dio, mette in grave pericolo l'anima dell'uomo. E secondo lei non riconoscere la realtà dell'inferno vuol dire anche negare l'esistenza del diavolo? Certamente. Certamente, per questo quindi la Madonna fa vedere l'inferno ai demoni. Fa vedere sia i demoni, sia i demoni, sia l'inferno, sia anche anime umane, come è stato narrato da Suor Lucia, che erano all'inferno. Quindi, almeno secondo questa visione, l'inferno non è vuoto di anime umane. Non possiamo sapere quali anime di uomini vi sono, ma ci sono, ma le anime all'inferno ci sono. Padre Francesco, lei nel suo ministero, no, di esorcista, ricorda particolarmente qualche caso in cui appunto il diavolo si è scagliato contro la Dama Bianca, contro la Madonna? Sì, è molto frequente questo comportamento, questo atteggiamento da parte del demonio, anche con delle frasi prevalentemente ingiuriose, volgari, verso la Madonna, blasfeme. Però ci sono anche dei momenti davvero toccanti in cui il demonio, suo malgrado, è costretto a dirci la verità su Maria, dirci che lei è la santa, la piena di grazia, è l'Immacolata. E dice: lei mi strappa le anime, lei intercede continuamente per voi, quanto la odio. Lei, appena voi la chiamate, lei corre, basta che dite Ave, e lei subito, come una mamma, si mette in cammino per soccorrervi. Questo è bello perché non lo dice, cioè, chi sta parlando non è il magistero della Chiesa. Infatti. Cioè, sì. È lo spirito che in quel momento. In questi casi dobbiamo dire che suo malgrado è costretto a dire il vero su Maria, perché è proprio così, e lo dice con rabbia, con furore, con disappunto. Oltre al rapporto appunto che lei ha la Madonna, al diavolo e alla realtà, in questo caso dell'inferno, anche molti santi hanno combattuto, no? Sì. Le vessazioni demoniache. Abbiamo scelto questo, è veramente un frame, questo episodio raccontato sulla vita e il rapporto con il diavolo di Padre Pio da Pietrelcina.
chiamata Via del Rosario perché Padre Pio nell'avvenire e ritornare in paese recitava il rosario, tanti rosario, sappiamo la sua devozione forte alla Madonna nel recitare proprio tanti rosari. E questa strada a un certo punto, ecco, si incontra un ponticello dove avvenivano anche il piccolo Francesco e poi anche da frate sacerdote, arrivato lì, avvertiva delle voci, alle volte anche degli insulti. Si parla del demonio che gli dava fastidio, ecco, avvertiva qualcosa, tant'è vero che da piccolo fuggiva un po' per la paura, ma poi da frate sacerdote, ecco, andava oltre e quindi superava questi momenti con la preghiera. Il ponticello si racconta proprio perché sentiva le voci dello spirito del male che lo insultava, gli dava fastidio, dice mo passo santariello, mo passo santariello, insomma, e avvertiva rumori e cose del genere. Quindi anche i santi come San Pio da Pietrelcina vengono e venivano tentati, vessati forse dal diavolo. C'è nell'esorcismo invece Padre Pio, cosa dice il diavolo di Padre Pio? Beh, quel vecchio con la barba e col cordone e il rosario, chiaramente si riferisce a lui. E ricordo che una volta esclamò, diceva bene quel vecchio, quella catena maledetta, l'espressione con cui spesso il demonio si riferisce al rosario, è un'arma potente contro di me. E Padre Pio sappiamo che promuoveva molto la recita del rosario. Una delle sue tante affermazioni sul rosario è questa: il rosario è un'arma potente per mettere in fuga il demonio, per superare le tentazioni, per vincere il cuore di Dio, per ottenere grazie dalla Madonna. Satana mira a distruggere questa preghiera, ma non ci riuscirà mai. È la preghiera di colei che trionfa su tutto e su tutti. Amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il rosario. Ecco, io vorrei approfittare di questo momento che trascorro con il programma Vade Retro per invitare tante persone che cercano in tutti i modi di arrivare a un esorcista e non ci riescono, qualsiasi sia la causa delle sofferenze che voi state vivendo, qualsiasi sia la causa di ciò che vi sta opprimendo, pregate con devozione, con amore, con fede il Santo Rosario e la Madonna interverrà. Lei è madre e sa quello di cui abbiamo bisogno ciascuno di noi. Quindi abbiate una grande confidenza in questa madre e pregatela col Rosario. Ecco, è curioso poi che lei, appunto Padre Francesco, citava il Rosario, questa preghiera devozionale mariana, no? Ed è bello, anzi interessante, vedere che la nascita di questa preghiera devozionale è legata ad una battaglia vera e propria. Guardate. Strana storia, la nascita ufficiale del Rosario è legata ad una battaglia. Siamo nel 1571, quando la flotta della Lega Santa si affrontò con quella dell'Impero Ottomano. Una sfida navale in cui la flotta dello Stato della Chiesa era inferiore di numero e di artiglieria. La battaglia di Lepanto fu vinta dalla Lega Santa e i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che avevano invocato recitando il Rosario prima della battaglia. Per questo la Chiesa Cattolica celebra la festa della Madonna del Rosario il 7 ottobre di ogni anno. Il Rosario, questa preghiera mariana che fa imbestialire il diavolo, è nota soprattutto per il celebre dipinto Madonna del Rosario, che è stata attribuita all'apparizione di Maria a San Domenico nel 1208. Sulla forza del Rosario durante gli esorcismi ci sono numerosissime testimonianze, ma quella più significativa è quella dello stigmatizzato del Gargano. Padre Pio spesso raccontava un sogno nel quale, affacciandosi dalla finestra del coro, vide la piazza piena di folla sterminata. Padre Pio domandò: «Chi siete? Che volete?» E tutta quella folla in coro, con voce massiccia e assordante, gridò a squarciagola: «La morte di Padre Pio!»
In quel momento il frate si accorse che quelle che sembravano persone in realtà erano tutti demoni. A queste parole Padre Pio rientrò nel coro per pregare ed ecco che vide la Madonna che gli mise fra le mani la corona del rosario e gli disse: «Con quest'arma sei tu che vincerai». Padre Pio allora tornò alla finestra e si affacciò mostrandosi con il rosario tra le mani. Immediatamente vide tutti i demoni cadere a terra tramortiti. Quindi sembra che insomma, questa preghiera sia così efficace, tant'è vero che Padre Pio riesce a sbaragliare sì, tutti. Mi veniva in mente anche che il beato Giovanni Paolo II è stato un grande devoto di Maria e sul stemma pontificio aveva scritto Totus Tuus e amava dire tanto il rosario e ha anche scritto una lettera apostolica, Rosarium Virginis Mariae, nella quale lui spiega il valore di questa preghiera nella vita del cristiano e spiega anche come recitarla, come pregare efficacemente questa preghiera. E il Papa dice proprio che mediante il rosario il credente attinge abbondanza di grazia quasi ricevendola dalle mani stesse della madre del Redentore. Durante il rosario sappiamo che ci sono 5 decine fatte di un Padre Nostro, 10 Ave Maria, un Gloria al Padre. E ognuna di queste decine si contempla un avvenimento della vita di Cristo, attraverso però la mente, il cuore, lo sguardo della Madre. Noi mettendoci in sintonia con Maria riceviamo più abbondanti grazie dalla contemplazione degli avvenimenti della vita del Figlio. Ma questo non, vale non solo per la vita ordinaria, però vale anche per chi ha presunti disturbi. Senza dubbio. Senza dubbio noi vediamo l'efficacia del rosario anche all'interno stesso dell'esorcismo. Se noi interrompiamo l'esorcismo e proseguiamo con il rosario, noi esorcisti vediamo un effetto praticamente uguale. Quindi questo ci fa capire la potenza di questa preghiera sul cuore di Dio. Ed è appunto il rosario, quindi tipica preghiera devozionale mariana, sì. E anche nella sua esperienza, per questo vi proporremo adesso un video che abbiamo già mandato in onda la scorsa stagione, in cui una donna di scienza, dopo aver subito una possessione diabolica, testimonia che è stata liberata da questa possessione diabolica, oltre ovviamente all'esorcismo, anche all'intercessione di Maria, della Madonna. Guardiamola, ascoltiamola. Il sacerdote ha cominciato a chiedere a questa che secondo lui era già un'entità che si stava manifestando, ma che io mai potevo immaginare, il nome, che cosa facesse lì, per quale motivo, e questo qualcosa non voleva rispondere, era rabbioso, ringhiava, e sono uscite fuori toni di voce che non erano i miei, mai stati, cose terribili, ma anche insulti, improperi, cose, una rabbia che non credo che un essere umano possa sentire, non così forte, non è possibile, non è una rabbia umana quella. In questi 2 anni, a parte il fatto del cambiare voce, anche essere considerato un segno minore, ma io veramente, questa entità, chiamiamola così, attraverso me ha parlato lingue straniere che io non ho mai conosciuto, ha manifestato una forza fisica che non avrei mai potuto avere come persona, come essere umano, ma veramente, da dovermi tenere in 5-6 persone, una cosa folle, e poi esprimere concetti teologici che io, a parte che di teologia non ne so nulla neanche ora, ma concetti teologici che non avrei mai immaginato e che a detta del sacerdote erano anche esatti, e riconoscere delle reliquie che io non solo non conoscevo, ma non sapevo nemmeno che in quel momento fossero in quella stanza, di santi di cui non avevo mai sentito parlare. E tutto questo erano cose che il sacerdote riusciva a far dire al demonio grazie alle preghiere e all'intervento della Madre di Dio, alle parole per Cristo, con Cristo e in Cristo. È impazzito veramente, c'è stato veramente una ribellione che dire forte non rende l'idea.
e all'improvviso ho cominciato a sentirmi pervadere da una luce bianchissima, accecante, fortissima, ma per me meravigliosa. Luce che, aprendo gli occhi, non vedevo, perché eravamo in penombra. La luce si manifestava quando io avevo gli occhi chiusi, ma la cosa più bella era che per me era una luce soave, fortissima sì, ma che portava solo pace. Per quella bestia immonda era una sofferenza indicibile. E diceva che il suo manto ci stava avvolgendo, tutti noi che eravamo lì, e che lei stava intercedendo per me, per la mia liberazione. E poi ha lanciato un urlo spaventoso che io forse non ricordo neanche in realtà, ricordo il dolore alle orecchie. Quindi la Madonna mi ha liberato. Il vero male è rivolgersi a maghi, a fattucchieri, perché purtroppo poi è questo l'errore che si commette. Quando si sospetta qualcosa di soprannaturale ci si butta ancora di più nel soprannaturale. Questo è un errore grandissimo. Quindi quando c'è qualcosa che non vi sapete spiegare, cercate sì le spiegazioni mediche, psicologiche, fatevi aiutare da tutti gli specialisti, ma anche da quel grande specialista che è la Chiesa. Dunque, questa donna di scienza che subisce una vera e propria possessione diabolica, avete sentito, viene liberata anche grazie alla Madonna. Quindi ritorniamo sempre lì, Padre Francesco. La Madonna interviene, intercede anche sulle umane vicende, nel senso che, anzi, forse proprio lì dove c'è più dolore e sofferenza. È sempre il figlio Gesù che libera, ma la madre interviene con la sua intercessione materna, con la sua preghiera, col suo amore in favore delle persone possedute e le accompagna nel cammino di liberazione in maniera molto dolce, soave, lenisce le loro sofferenze. E quando questo accade, il demonio se ne esce con delle espressioni sempre molto forti, una tra le tante che ho raccolto appunto in uno scritto, e questa è proprio la dico a incoraggiamento di quelli che ascoltano: ogni grano di quella corona con la quale voi pregate è per noi come una frustata, ci brucia. Quando usate quella maledetta catena, per noi benedetta, mi fa male, perché invocate quella, quindi le Ave Marie, l'invocazione a Maria, le 10 Ave Maria, mi ricordate la vita di quello, cioè la contemplazione che noi facciamo lungo le 10 Ave Maria. Quindi gli è di tormento, gli fa perdere le forze, lo lega e lo incatena. Quindi questa è la forza preghiamo di Maria fede e il del rosario. Rosario. Ora, Padre Francesco, qui che siamo in chiusura, oltre alle quelle che sono, no, le preghiere e i sacramenti per non solo allontanare ogni disturbo, ma quando si è in quella situazione per combattere anche quei disturbi, c'è anche la musica. Cioè, oltre a quelli che sono, tra virgolette, i ferri del mestiere, quindi ovviamente la stola, l'acqua santa, eccetera, c'è anche la musica. Ovviamente quale tipo di musica? Guardate. Se è vero che la musica può essere satanica, è anche vero che un certo tipo di musica può disturbare molto il diavolo. Ne sono convinti esorcisti e sacerdoti che raccomandano alle persone che hanno in cura con problemi diabolici di ascoltare buona musica, musica sacra. Fin dall'inizio del cristianesimo, infatti, il canto ha sempre rappresentato un momento molto importante e particolare di preghiera collettiva. Soprattutto il canto gregoriano era il canto cristiano in lingua latina adottato dalla Chiesa d'Occidente. Questo tipo di canto prende il nome dal benedettino Papa Gregorio. È un canto monodico in lingua latina che si ispira a versetti biblici. Secondo l'esperienza di alcuni esorcisti, tra le cose che maggiormente infastidiscono il demonio c'è proprio questo tipo di musica e di canto che importuna il diavolo, perché è una vera e propria preghiera. Talvolta la musica gregoriana diventa per il posseduto talmente insopportabile che viene usata durante gli esorcismi alla stregua di altri mezzi, come il crocifisso, la corona del rosario, l'acqua benedetta.
anche alcuni celebri compositori possono tormentare il diavolo. Per esempio, è il caso di Johann Sebastian Bach, compositore tedesco universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia della musica, che ha composto molte opere sacre. Sebbene devotissimo della fede luterana, il suo interesse per la liturgia lo portò alla realizzazione di composizioni sacre elevatissime, sia dal punto di vista tecnico che da quello qualitativo. La sua musica, come sostengono i suoi critici, è un vero inno alla vita e alla bellezza divina del creato. E Satana, riferiscono gli esorcisti, odia tutto ciò che è bello. Quindi sarebbe proprio il caso di dire la musica, musicoterapia anche nel caso musica, della... Questo filmato mi ricordava che noi ci uniamo alla liturgia celeste tramite anche il canto sacro. Infatti, il canto quindi gregoriano. Questo è odioso al demonio perché gli ricorda quando per qualche momento ha lodato anche lui Dio, mentre ora invece... Prima di essere il ribelle, prima insomma. Della caduta. Ecco, Padre Francesco, ma... le possessioni diaboliche sono rare? Parliamo dell'1%, 1 per 1000? O secondo lei un dato esatto non si può dare e non può essere definito? Non siamo in grado di dare dati precisi. Certamente l'aumento del ricorso all'occultismo da parte di molte persone sta aprendo delle porte molto pericolose. Porte che permettono al demonio di esplicare non solo la sua azione ordinaria, ma anche quella straordinaria. Quindi invito tutti quelli in ascolto a stare lontano dalle pratiche occulte nelle loro diverse forme perché possono portare a dei danni incalcolabili. E invece, tralasciando la possessione, che è il caso estremo, invece le vessazioni, cioè molte persone a noi scrivono, chiamano dicendo che hanno vessazioni diaboliche. Ora, io non so chi è che deve fare la diagnosi. Ordinariamente bisognerebbe che il fedele possa esprimere, parlare col suo parroco e descrivere ciò che sta accadendo, quali fenomeni avvengono, quali tipologie, quali sintomi si verificano. Il sacerdote dovrebbe avere quel minimo di competenza in grado, per essere in grado di dire sì, forse hai bisogno che ti ascolti anche un esorcista. E in quel caso dovrebbe essere il sacerdote stesso a contattare l'esorcista e a presentare la persona, ma questo avviene molto raramente. Altrimenti bisognerebbe rivolgersi alla curia. Quindi al vescovo curia, proprio, al diocesano, al vescovo diocesano. Agli uffici del diocesani dove c'è qualcuno che potrà dare una risposta riguardo chi è l'esorcista della diocesi. Ma in caso in cui non ci fosse l'esorcista ufficiale nominato dal vescovo? In quel caso non resta che andare alla diocesi più vicina dove c'è un esorcista, sempre che ci sia disponibilità e non sia a numero perché chiuso. È così difficile trovare un esorcista, al di là del fatto che siete oberati di lavoro? Siamo pieni di incontri, di appuntamenti, e siamo pochi e alcuni anche hanno bisogno di una formazione più specifica e quindi è una lacuna che gradualmente la Chiesa sta cercando di colmare e ecco, quindi di andare incontro a queste esigenze dei fedeli. Ecco, siamo veramente agli ultimi minuti, ma padre, ma quando una persona che ha un problema di possessione non riceve l'esorcismo, sta male, quindi se si allungano i tempi di attesa per quella persona per essere ricevuta dal sacerdote esorcista, il fatto che i tempi si allungano può causare dei problemi a questa persona, alla persona interessata? Certo, può causare problemi perché più si allungano i tempi più aumenta il disagio, la sofferenza. E questo è anche il motivo per cui tanti sacerdoti, esorcisti cercano di non prendere nuovi casi. Diventano a numero chiuso. Perché non è raro che si possa risolvere un problema del genere in un incontro, mesi, a volte anni. E dunque questo comporta il fatto che a un certo punto non si può continuare a prendere altre persone, altrimenti non si giova né ai nuovi né a quelli che si stavano seguendo. Questo è ciò che anche nel mio ministero mi dà tanta, diciamo, sofferenza. Perché non si può giungere a tutti. Padre Francesco, noi le facciamo anche gli auguri come Grazie. Presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, le auguriamo un buon lavoro, grazie per il tempo
perché ha trovato il tempo per venire da noi. Ricordo grazie. Che Vadaretro torna sabato con questa replica alle 16.50 e la domenica alle 17.15. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e restate ancora con noi.